Presidente Giacchetti, la Carta dei diritti delle bambine è un momento importante, l'adozione da parte del Consiglio regionale, ecco, è una carta che cresce e quindi che valore ha in senso attuale? Beh, è una carta veramente importante e perché è a difesa proprio di alcuni diritti delle bambine, che vuol dire iniziare a in qualche modo a sottoscrivere determinate condizioni fin dall'infanzia, cioè la parità delle pari opportunità, non nascono, non sono presenti, non debbono essere presenti nell'adulto, ma ci deve essere una condivisione, un'accettazione di questi valori fin dalla bambina, quindi fin dalla nascita, possiamo dire. La FIDAPA, sia nazionale che internazionale, e la sezione di Ancona da diversi anni, quindi con altre socie, io attualmente sono la presidente, ma altre socie hanno lavorato affinché questa carta potesse essere accettata anche dall'istituzione Regione Marche. Purtroppo per anni in qualche modo è rimasta nel dimenticatoio. Noi siamo veramente felici che la Regione, che il Consiglio, la Presidenza abbiano accettato di sottoscrivere questa carta, perché c'è una particolare sensibilità verso queste problematiche, queste, diciamo, disuguaglianze che sono presenti nelle donne, fatemelo dire da donna, ma anche nelle bambine. Bisogna fin dall'educazione inizia appunto dalla nascita.